Signor Peruzzini, lei è una matricola, dire panettone, ma è un espertissimo pasticcere e docente, al punto di aver inventato una specialità in pasta lievitata, il cappello di Ludovico. Ce lo può descrivere? Bene, buongiorno a tutti. Il cappello di Ludovico è diventato per noi in pasta lievitata dedicato a Ludovico il Moro, duca di Milano, signore di Mortara. Perché questo? Perché noi siamo a Mortara, ovviamente, con la nostra pasticceria, e a Mortara c'è la Sagra del Salame d'Oca l'ultima domenica di settembre. E il signore, il personaggio più importante di questa festa è Ludovico il Moro, che aveva una casa di caccia in Mortara, tuttora esistente e messa in ordine. Ora, questo dolce è stato dedicato a lui proprio per evidenziare una differenziazione della mia pasticceria nei confronti della festa e del dolce in se stesso. A questo punto, questo dolce è formato da pasta lievitata con all'interno la scorza di limone macinata. La maciniamo in modo che, con lo zucchero, in modo che estragga l'olio essenziale e di conseguenza vada a insaporire il dolce senza l'utilizzo di aromi non naturali. Bene, è formato da 5 palline che vanno a formare, una volta cotto, una calotta naturale che vada a ricordare il cappello che allora andava in volo. E questo è stato quello che ha fatto poi scattare il desiderio di fare un dolce nuovo per Mortara e per la mia pasticceria. Grazie mille, è stato molto interessante, speriamo di rivederla l'anno prossimo. Grazie, molto gentile, arrivederci.